Dunque, è una domanda questa che ovviamente, visti gli recenti mesi in cui la pandemia si è diffusa, anche nei nostri pazienti, molti nostri pazienti ci hanno posto. In realtà ad oggi, e anche noi stessi abbiamo pubblicato un nostro studio, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino come chi fa terapie immunomodulatorie, questo vale nell'ambito nostro, la psoriasi, così come in altri campi, sia più a rischio di sviluppare una depressione immunitaria che porti appunto poi a rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2. In realtà molti anche altri studi a livello internazionale vanno in questa direzione, nel senso che le casistiche hanno evidenziato come sul numero di pazienti in terapia biologica, sia iniziata da pochi anni, sia quelli ormai in terapia target da oltre 10-12 anni, la percentuale appunto di pazienti che sono in corso in forme soprattutto severe, che hanno magari poi richiesto l'ospedalizzazione o altro per la SARS-CoV-2, è stato abbastanza, direi, relativamente limitato. Quindi la risposta ad oggi direi che non c'è un aumentato rischio in realtà.